Buonasera, benvenuti al nostro telegiornale. Quindi in primo piano i persistenti problemi di alcuni quartieri del centro storico di Cagliari, tra cui la Marina Stampace, ma non solo, legati a una vita notturna spesso senza regole, con il problema di giovani che bevono troppo. E adesso il prefetto di Cagliari ha costituito un gruppo di monitoraggio. Del tavolo fanno parte la polizia, le associazioni dei commercianti e i comitati dei residenti. Riferisce Roberta Mocco. Ultimamente la piazza del Carmine è invivibile, era la piazza dove i nostri bambini andavano a giocare da sempre e c'è stata praticamente tolta dalle mani da persone che non sanno dove sbattere la testa, frequentano queste piazze che era un tempo della collettività e oggi purtroppo sono appannaggio della delinquenza. Da oggi segnalazioni come queste potranno raggiungere direttamente la prefettura di Cagliari grazie al gruppo di monitoraggio sugli eccessi della Movida costituito il 7 marzo che stamane si è riunito per la prima volta. Un tavolo interistituzionale di cui fanno parte forze di polizia, associazioni dei commercianti e dei comitati dei residenti. Esiste un problema specifico di mala Movida a Cagliari? Esiste in tutta Italia, esiste in tutto il mondo. Ovviamente la situazione post-Covid e quindi la voglia di relazioni sociali e perché no anche di aggressività ha peggiorato le cose, quindi il problema esiste e va affrontato. Le proposte sono quelle di presidi fissi nei punti caldi del rione, assolutamente, telecamere che non sono mai state installate e che il Comune ci ha promesso che avrebbe installato e quindi ci sono piccole richieste che potrebbero tranquillamente fare trovare delle soluzioni a questo problema che sta diventando sempre più incontrollato.